La crisi del 300, quindi XIV secolo, costituisce un evento di fondamentale importanza nella storia europea, al punto che per molti storici segnò l'inizio dell'era moderna e la fine del Medioevo, più prima ancora della conquista da parte dei turchi di Costantinopoli e della scoperta delle Americhe. Comunque un evento certamente molto importante. Per comprendere questo evento dobbiamo comprendere le cause di questa crisi. Questo sarà l'argomento che tratteremo. Ma per comprendere le cause di questa crisi, che fu una crisi che ebbe vari aspetti e varie dimensioni, una crisi sociale, politica, militare, demografica, economica, medica, dicevo, per comprendere queste cause dovremo prima di tutto apprendere alcune nozioni di base dell'economia e della demografia. Per far questo utilizzeremo un forum, Aula Forum Friti, e un album di immagini ospitato su Picasa. Il forum è questo, Aula Forum Friti. Scorrendo il forum troviamo la sezione Terza Storia e Filosofia. Aprendo questa sezione troveremo tra le varie discussioni una discussione dedicata appunto alla crisi del 300 e alla guerra dei 100 anni. Per quanto riguarda invece l'album di Picasa, ricordo l'indirizzo picasaweb.google.com/gianfrancomarini. Tra i vari album realizzati troveremo un album intitolato Crisi del 300, cliccando il quale si aprono le immagini, la serie delle immagini con didascalie e via dicendo. In questa prima video lezione tratteremo della popolazione e delle risorse, che cos'è la popolazione, cosa sono le risorse, che rapporto c'è tra questi due termini, e alcuni elementi base di demografia, mentre nella seconda ci occuperemo di definire i principali parametri del sistema produttivo e poi esamineremo quella che era la principale attività produttiva del Medioevo, principale non unica però, e cioè l'agricoltura. Vediamo adesso di cominciare con la popolazione e con le risorse. Allora, il rapporto fondamentale tra ambiente e società lo possiamo definire come determinato da una comunità umana, chiamiamola la società, quindi un gruppo umano, che è insediato in un determinato ambiente, ambiente naturale ma anche artificiale, cioè già lavorato, trasformato dall'uomo. Più esattamente abbiamo una popolazione che trae dal suo ambiente le risorse necessarie alla sopravvivenza. Quindi tra risorse e popolazione si viene a stabilire una interazione che è fondamentale per comprendere le caratteristiche, l'organizzazione di una società e anche il suo divenire storico. Tra risorse e popolazione vi può essere una situazione di equilibrio, per cui le risorse presenti nel territorio sono sufficienti a sfamare quella popolazione, o addirittura le risorse possono essere superiori, in questo caso si avrà molto probabilmente un incremento della popolazione. O ci può essere uno squilibrio in senso negativo, cioè le risorse sono inferiori. In questo caso si verificherà molto probabilmente un calo della popolazione, cioè un calo demografico. Quindi, come si vede, popolazione e risorse, e cioè economia e demografia, sono strettamente correlate. Quando le risorse sono sufficienti o abbondanti, la popolazione cresce, crescendo la domanda di prodotti, di beni, di merci cresce anch'essa e quindi il lavoro, cioè lo sviluppo economico, deve far fronte a una maggiore domanda e quindi si ha anche uno sviluppo economico. Viceversa, la situazione inversa la studieremo, determina uno squilibrio, quindi una crisi economica, eccetera. Vediamo cosa succede più esattamente quando vi è un equilibrio tra popolazione e risorse oppure quando le risorse sono superiori. Si ha uno sviluppo. Si ha uno sviluppo perché? Perché l'aumento della popolazione determina un aumento della domanda, più case, più vestiti, più cibo e così via. Quindi crescono tutti i settori produttivi, ma anche commerciali, ovvero occorre più grano, occorrono più prodotti dell'artigianato, della manifattura, più case e così via. Si viene quindi a creare un circolo virtuoso. La domanda aumenta, l'economia si sviluppa, questo produce un ulteriore incremento della popolazione, che produce un ulteriore incremento della domanda e così via.
Quando invece si ha uno squilibrio, cioè quando le risorse sono inferiori ai bisogni della popolazione insediata in un determinato territorio, si ha invece una situazione di sottosviluppo, più esattamente una crisi di sottoproduzione. Evidentemente i beni prodotti non sono più sufficienti ad alimentare, cioè a soddisfare i bisogni primari di quella popolazione. Ad alimentare la popolazione. Questo produce, in base alla legge della domanda e dell'offerta, un aumento dei prezzi. La domanda, poniamo, è pari a 100, l'offerta cala al 50, perché la produzione non è in grado di soddisfare la domanda, e quindi il prezzo aumenterà, in questo caso raddoppierà, nell'esempio che abbiamo fatto. Aumentando i prezzi, c'è una diminuzione dei consumi, cioè la popolazione dovrà investire la maggior parte delle sue risorse, dato che i prezzi sono aumentati, per acquistare i beni di primaria necessità, come quelli alimentari, e quindi avrà meno risorse, meno denaro in questo caso, per comprare i prodotti dell'industria. Chiaramente quindi l'industria artigianale, manifatturiera, tessuti, prodotti artigianali e così via, va in crisi, e va in crisi anche il commercio. Perché si compra di meno, o si comprano di meno quei prodotti. Quindi industria in crisi, commercio in crisi, questo significa disoccupazione, ma la disoccupazione significa che aumenta il numero delle persone prive di risorse finanziarie o comunque di capacità d'acquisto e si torna alla situazione di partenza, cioè i consumi diminuiscono ancora di più, diminuendo ancora di più la crisi aumenta. Crisi dell'industria, quindi del commercio, questo produce nuova disoccupazione e così via, un vero e proprio circolo virtuoso, chiedo scusa, vizioso. Naturalmente non si può fissare un termine assoluto per definire le risorse, poiché una popolazione insediata in un determinato territorio può da quel territorio trarre maggiori risorse se utilizza tecnologie più progredite. Si pensi alle tecnologie agricole, utilizzando tecnologie fondamentalmente manuali, il prodotto, la resa dei terreni sarà, come per esempio nel Medioevo, di 1 a 4. Cioè 4 chicchi di grano per ogni semente, per ogni chicco seminato, 1 a 5, 1 a 6, mentre usando le moderne tecnologie questa resa sale enormemente. Quindi lo stesso territorio coltivato con tecnologie diverse offre risorse molto superiori o molto inferiori a seconda delle tecnologie, appunto. Bene, per comprendere quindi questi due poli, risorse e popolazione, per comprendere il modo in cui risorse e popolazione interagiscono, è necessario acquisire alcune concezioni, alcuni concetti di base della demografia e dell'economia. Cominciamo con la demografia. Lo studio del variare della popolazione nel tempo è fondamentalmente l'oggetto della demografia. Quindi la demografia si occupa di studiare dal punto di vista quantitativo, lo stato di una popolazione in un determinato territorio, il modo in cui le popolazioni si spostano nei diversi territori e il modo anche in cui la demografia storica, la popolazione varia nel tempo. Bene, la demografia storica naturalmente si basa su stime non oggettive perché le fonti della storia del passato sono limitate, si pensi al Medioevo, prevalentemente si tratta dei registri tenuti nelle parrocchie in cui i parroci annotavano nascite, morti, battesimi, matrimoni e sono chiaramente molto incomplete oppure sono andate perdute, quindi non ci danno un quadro oggettivo, ecco perché si parla di stime per quanto riguarda la demografia storica. Ma lasciamo questo argomento, veniamo a occuparci di definire gli indici più importanti che la demografia cerca di definire dal punto di vista quantitativo. Fondamentali sono la natalità e la mortalità. La natalità indica la percentuale dei nati in una determinata popolazione in un dato periodo di tempo, normalmente appunto un anno. Quindi non so, il 5% di natalità indica che in quel determinato anno, su una popolazione di 100 abitanti, i nati sono stati 5. La mortalità indica la stessa cosa, ma relativamente al numero dei morti. Non so, una mortalità del 10% indica che in quell'anno, su una popolazione di 100 abitanti, sono morte 10 persone. È chiaro che quindi il rapporto tra natalità e mortalità indica anche
se si ha una crescita demografica o se si ha invece un calo demografico. E questo è importante dal punto di vista storico, cioè la demografia ci dà una serie di indizi, di segnali che ci permettono di comprendere che deve essere successo qualcosa. Se notiamo per esempio un improvviso calo demografico, come sarà il caso della crisi del 300, o se notiamo un progressivo e graduale incremento della popolazione, ecco, questo starà a significare che è successo qualcosa di importante che dobbiamo scoprire, per esempio un'epidemia come la peste nel primo caso, nell'esempio del crollo demografico, o un graduale incremento demografico vuol dire che evidentemente le risorse, c'è stato sviluppo economico, le risorse erano sovrabbondanti e ciò ha consentito alla popolazione di crescere. Bene, un altro parametro importante è la densità della popolazione, cioè il numero di abitanti in una determinata area di territorio, in genere per chilometro quadrato. Si pensi per esempio che nel Medioevo, nelle aree a più alta densità, alcune regioni dell'Italia centro-nord, dell'Europa del Nord, si pensi alle Fiandre o della Francia attorno a Parigi, la densità era di 40 abitanti per chilometro quadrato. In altre aree era 20 abitanti, nelle aree dell'Europa dell'Est, Russia, Polonia, eccetera, era di soli 10 abitanti per chilometro quadrato. Si pensi, tanto per avere un'idea, che nell'Italia del 2011 la densità per chilometro quadrato è di più di 200 abitanti, superiore ai 200 abitanti. Per capire un po', per avere un po' un termine di confronto. Un altro fattore fondamentale per capire l'organizzazione della società è dato dalla speranza di vita. È ovvio a tutti che una società in cui la speranza di vita è, come capitava nel Medioevo, tra i 30 e i 35 anni, quindi l'età media era quella, è una società in cui la vita, l'economia, l'organizzazione, le condizioni igieniche, le condizioni alimentari sono piuttosto problematiche. Si pensi che l'età media oggi è grosso modo, senza far differenza tra uomini e donne, intorno agli 80 anni. Oggi in Italia, intorno agli 80 anni. Questo significa ovviamente, ci fa già capire molte cose di una popolazione. Senza conoscere altro, solo conoscendo la speranza di vita, possiamo capire che molto probabilmente le condizioni igieniche, le condizioni alimentari, eccetera, 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 sono molto buone. Un altro fattore fondamentale per la demografia è il numero di figli per donna in età fertile. È chiaro che, facciamo sempre l'esempio dell'Italia oggi, il numero di figli per donna è di 1,4 o 1,5. Questo chiaramente indica che si assiste a una stagnazione o addirittura a un decremento demografico. Il numero di figli per donna in età fertile, quindi, ci dice se una certa società avrà uno sviluppo, una stagnazione o una crisi demografica. Un altro fattore fondamentale è la mortalità infantile. Nel Medioevo era molto alta, la percentuale di bambini che morivano nel primo anno di vita, lasciamo perdere questa definizione che è un po' confusa, era di 30-50%, poteva variare, quindi molto alta, molto elevata. Anche questo ci fa capire tante cose. Oggi in Italia è bassissimo questo indice, non arriva neanche all'1%, no, non arriva, mi pare, neanche all'1%, all'1 per mille, forse l'1,6 per mille, mi pare. Bene. Normalmente gli studiosi di demografia individuano nella storia europea un'evoluzione che segue grosso modo queste quattro fasi. Una fase stazionaria, cioè una fase in cui abbiamo un alto indice di natalità e un alto indice di mortalità, e quindi la popolazione non cresce o comunque cresce nel lungo periodo in modo molto graduale. E questo regime si chiama regime demografico, il regime demografico tipico delle società agrarie dell'antico regime, cioè di quelle che vanno dal XIV al XVII secolo, al XVIII secolo, prima della rivoluzione industriale. La mortalità era alta perché la vita di allora era molto, molto dura, abbiamo visto una speranza di vita molto bassa, condizioni igieniche alimentari molto problematiche, e l'indice di natalità ovviamente doveva essere molto alto perché per sopperire a questa alta mortalità e perché poi il numero di braccia in queste società agricole era fondamentale. Si passerà in seguito con la rivoluzione industriale a un indice di natalità che rimarrà inizialmente elevato, mentre calerà l'indice di mortalità, nonostante le dure condizioni di vita che si avranno nella rivoluzione industriale,
Tuttavia, i progressi in campo, per esempio, medico, igienico, il miglioramento, graduale miglioramento delle condizioni alimentari determinerà un calo della mortalità. Le altre due fasi sono invece quelle tipiche delle società del Novecento, fine Ottocento, inizio Novecento e di oggi. Per esempio, oggi in Italia siamo in una fase stazionaria molto bassa, un indice di natalità molto bassa e di mortalità ugualmente molto basso, e la popolazione, è stabile, se non addirittura in decremento. Vediamo com'è adesso la situazione, cancelliamo questo, della popolazione europea. Tra il X secolo e il XIV secolo si assiste in modo graduale, sono 3-4 secoli, ma comunque progressivo, a un quasi raddoppio della popolazione. Si passa dai 40 agli 80 milioni, si tratta ovviamente di stime. Questo vuol dire che c'è stato un miglioramento nelle condizioni di vita che ha consentito di mantenere un maggior numero di abitanti nelle stesse aree territoriali. Parliamo di un raddoppio in questo caso, quindi da 40 a 80 milioni. Nel 1350, cioè nel giro dal 1340 al 1350, si ha un calo, anche qui sono stime, di circa 30 milioni di abitanti, cioè nel giro di pochi anni muoiono 10 milioni di persone, 20 milioni di persone, 30, le stime variano. Usando i dati in nostro possesso, diciamo 30 milioni di persone nel giro di pochi anni. È un crollo, è un evento traumatico. Evidentemente dietro c'è un fenomeno, una serie di fenomeni che segnano tragicamente la vita delle popolazioni in questo periodo. Ed è appunto la crisi del 300, soprattutto la peste. Addirittura per tornare agli stessi livelli del 300, nella prima metà del 300, dovremmo aspettare quasi 2 secoli. Solo infatti nella XVI secolo, alla fine del XVI secolo, la popolazione europea tornerà a raggiungere la quota di 80 milioni di abitanti. Bene, abbiamo visto il rapporto tra popolazione e risorse, abbiamo visto della demografia i suoi indici principali, abbiamo visto le fasi che ci interessano, la prima e seconda, del regime demografico che si succedono in Europa, dei regimi demografici che si succedono in Europa. Abbiamo visto l'importanza delle indicazioni che ci può dare la demografia e abbiamo visto una piccola tabella che sintetizza, seppur per stime, l'evoluzione della popolazione europea dal X secolo fino al XVI secolo. E questo ci consente di valutare l'importanza della crisi del 300, che segna una cesura storica, cioè insomma, un passaggio traumatico da 80-50 milioni di abitanti. Evidentemente, quindi è successo qualcosa di grosso. La prossima video lezione ci occuperemo di vedere come funziona il sistema della produzione economica e come funzionava l'agricoltura nel Medioevo. Prima di concludere, diamo uno sguardo a una tabella molto interessante. Nell'album sulla crisi del 300 ci sono queste due tabelle. Clicchiamo sulla prima. Ecco, qui abbiamo due tabelle in realtà. Una ci riporta il processo demografico in Francia, Italia, Germania e Inghilterra, registrando il numero di abitanti, stime ovviamente, nel 1340 e 10 anni dopo. E si può osservare la differenza. Prendiamo per esempio l'Italia che ci riguarda, abbiamo 3 milioni di abitanti in meno e nel 1470, quindi più di 100 anni dopo, la popolazione non è ancora risalita agli stessi livelli. Si può anche vedere anno per anno, queste sono stime più attendibili, la situazione di varie città italiane, prendiamo le più importanti, Milano siamo nel 1288 a circa 150-200 mila abitanti, dopo la peste la popolazione è più o meno dimezzata, Firenze per esempio all'inizio del 300 a 100 mila abitanti, più che dimezzata la popolazione nella prima parte del 400 e così via. Quindi è molto interessante questa tabella perché ci fa vedere magari in modo più efficace, parlando di singole città, quello che dovette essere il trauma della peste e più in generale della crisi del 300. Chi vuole può sempre, utilizzando lo stesso album, vedere anche altri dati.
città, per esempio, europee, come cambia il numero degli abitanti, sempre in conseguenza della peste. Tutte queste immagini sono, appunto, ripeto, nell'album Crisi del 300, che trovate all'indirizzo segnalato alla presentazione di questa lezione.